Sommario di questa settimana, sindacato, la CISL unisce, la CISL contratta, la CISL si mobilita. Sabato 4 ottobre, manifestazione nazionale a Roma dei delegati CISL per salvaguardare l'occupazione, i salari e i servizi sociali. Problemi fiscali, l'assistenza e la tutela offerta con competenza dal centro di assistenza fiscale presente presso tutte le sedi CISL dell'Emilia-Romagna. Club Giovani, l'impegno e l'assistenza di Alai CISL per l'orientamento al lavoro, l'analisi e la soluzione delle problematiche lavorative dei lavoratori atipici e precari. Salve, ben ritrovati per questa nuova puntata di informazioni sindacali, rotocalco settimanale a cura della CISL Emilia Romagna, con notizie utili a lavoratori, pensionati, studenti e cittadini tutti. Come avete sentito dal sommario, parliamo oggi della manifestazione nazionale che la CISL ha organizzato a Roma, sabato 4 ottobre, per salvaguardare l'occupazione, i salari e i servizi sociali forniti dalla pubblica amministrazione senza i tagli messi in campo dal governo, in particolare nella scuola. Una situazione davvero delicata e che sta creando non poche apprensioni non solo ai lavoratori interessati. Ma vediamo il servizio che abbiamo preparato e che prego la regia di mettere in onda. L'Italia sta attraversando un momento difficile, ma il governo e la politica non danno le risposte ai bisogni reali dei cittadini. I redditi dei lavoratori e dei pensionati vanno difesi dall'aumento dei prezzi e delle tariffe. Le famiglie e le categorie più deboli vanno aiutate. La CISL vuole unire il Paese per superare le emergenze sociali senza divisioni politiche o ideologiche. Il sindacato deve negoziare con tutti i governi e tutte le maggioranze politiche per far contare le esigenze dei lavoratori. Occorre affrontare i problemi con il dialogo, proposte concrete e senso di responsabilità. Per questo la CISL si è battuta per salvare l'Italia dal fallimento e i lavoratori dal licenziamento. Ora è il momento di ricostruire l'Italia. No a chi vuole un sindacato confederale meno credibile e più debole, sì a chi vuole negoziare nell'interesse dei lavoratori, per salvaguardare l'occupazione, i salari e i servizi sociali, per tutelare le categorie più deboli, per le donne e gli immigrati, per difendere i diritti dei lavoratori e dei pensionati, per sostenere le famiglie. Vogliamo mobilitare la CISL, tutti i suoi quadri, i suoi militanti, per portare all'attenzione del Paese le giuste ragioni della CISL, ragioni per migliorare le pensioni, per migliorare i salari, per migliorare un federalismo fiscale che non siamo, dove non siamo contrari ma vorremmo che sia anche solidale, per provare a riformare il modello contrattuale, per rendere appunto il Paese un Paese più normale. Per fare questo cominceremo il 4 con questa manifestazione, ma poi dal giorno 6 in tutti i territori attiveremo delle iniziative pubbliche con i nostri delegati, invitando anche la popolazione per far conoscere quella che è la piattaforma più generale della CISL. Speriamo che questa iniziativa serva anche per ricucire lo strappo che la CGIL ha fatto in questi giorni con una manifestazione unilaterale, perché crediamo che in questa fase ci sia bisogno della unità del movimento dei lavoratori e non chi corre da solo. Assistenza fiscale della CISL opera per tutti i lavoratori pensionati per offrire consulenza qualificata in materia fiscale e di assistenza sociale. Attraverso una presenza capillare su tutto il territorio e attraverso un sistema informatico di avanguardia riesce ad offrire la propria professionalità sulla compilazione del modello 730, modello unico, dichiarazioni e bollettini ICI, contenzioso fiscale, pratiche di successione, in particolare in questo periodo i modelli ISE, che permettono alle persone di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità, per cui vi aspettiamo numerosi nei nostri uffici. Dopo l'infortunio sul lavoro, la mia vita era sottosopra e intorno a me si era improvvisamente creato il vuoto. E non sapevo a chi rivolgermi per far valere i miei diritti. Poi l'aiuto che cercavo mi è arrivato dall'INAS CISL e finalmente ho visto risarciti il danno e la sofferenza. Ed oggi ho di nuovo fiducia in me stesso. Chiama l'INAS CISL al numero 800-001-303, il telefono verde per la sicurezza sul lavoro. I recenti interventi messi in campo dal governo tramite i ministri Brunetta e Gelmini penalizzano grandemente lo Stato sociale così come siamo abituati ad usufruirne, con grande danno per le categorie più deboli. Tagli che colpiscono in particolare la scuola, ma più in generale il sistema assistenziale a carico delle persone anziane.
Siamo di nuovo con la scuola nei guai. È il momento in cui la riforma della scuola, che riforma non è, è semplicemente un insieme di tagli, sta emergendo in tutta la sua violenza e in tutto il suo dissesto. È un attacco alla scuola pubblica, non solo quella statale. È un attacco che porterà certamente 150.000 docenti in meno, se non di più, ma porterà un significativo calo del servizio. Verranno ridotti l'orario nella scuola elementare, verranno ridotti i docenti nella scuola superiore, verranno ridotte le ore di insegnamento nei tecnici e nei professionali. È tutto un insieme che, la cui dimensione stiamo ancora valutando e che porterà sicuramente a iniziative di lotta. La CISL e la CISCuola, per fronteggiare il momento difficile, si stanno preparando a due importanti manifestazioni, una il giorno 4 confederale e una il giorno 11 della scuola, tutte e due a Roma. Saranno un primo passo, una prima proclamazione di movimentazione che sicuramente sfocerà in altro. In questo contesto la nostra federazione già dal mese di luglio ha iniziato un insieme di manifestazioni che nascono alla luce del cosiddetto decreto Brunetta, più conosciuto come decreto Brunetta, oggi legge 133, decreto che interviene fortemente sul tagliando gli stipendi dei pubblici dipendenti, un taglio che si aggira intorno ai 200 euro mensili per avere apici nei confronti di alcune categorie, per capire i dipendenti delle agenzie fiscali o degli enti pubblici non economici, tagli fatti per legge, senza ascoltare il sindacato, senza che vi sia un momento di contrattazione e di vertenzialità. I pensionati ritengono che nella giornata del 4 si debba dare testimonianza anche della loro sofferenza rispetto alle questioni irrisolte da parte di questo governo e anche come eredità di quelli precedenti. La questione della difesa del potere d'acquisto delle pensioni, della non autosufficienza e dell'impoverimento dovuto all'aumento dei prezzi delle tariffe è diventato insopportabile. Bisogna provvedere, bisogna che tutto il movimento si mobiliti come si sta mobilitando per le altre categorie del pubblico impiego, della scuola e per il salario dei lavoratori. A 10 anni dall'emanazione della legge 196 del 97, il mondo del lavoro non sembra drammaticamente cambiato come qualcuno prevedeva, ma ne sono cambiate drasticamente le regole di scambio, il cosiddetto mercato del lavoro. La nostra associazione ha seguito questa evoluzione cercando di assistere man mano in modi sempre più articolati gli associati, partendo dai servizi e dall'assistenza contrattuale e dal patrocinio individuale. I Club Giovani sono un'iniziativa della CISL che tramite la LAI, l'Associazione del Lavoro Atipico, e lo IAL, l'ente formativo della CISL, cercano di iniziare a dare delle risposte concrete, complete, per tutte quelle persone che si trovano a entrare per la prima volta nel mercato del lavoro, quindi con un problema anche magari semplice come quello di elaborare il proprio curriculum, o le persone che si trovano nella condizione di avere contratti precari, per cui si trovano a entrare e uscire varie volte nel mercato del lavoro, persone che ne sono state recentemente espulse, dando una prima possibilità di orientamento, cioè di capire quali sono le offerte di lavoro, quali sono le possibilità, le modalità contrattuali con le quali si entra nel mercato del lavoro, quali sono i rischi e quali sono le minori tutele di alcune forme rispetto ad altre, dando inoltre l'assistenza sindacale classica ormai della LAI, per cui la tutela per tutti i collaboratori, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati, cioè gli ex interinali. Questa è un'iniziativa importante che in Emilia Romagna ha già due punti attivi, a Bologna e Ravenna, ma stiamo partendo con l'attivazione in tutta la regione. Bene, con questa intervista termina l'odierno appuntamento di informazioni sindacali, ma prima di salutarci vi ricordo che è possibile vedere questa trasmissione anche sul canale 891 della piattaforma Sky, e che è possibile scaricarla gratuitamente in streaming dal sito della CISL Emilia Romagna, che vedete in sovrimpressione. Grazie quindi di essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima settimana, naturalmente stesso giorno e stessa ora, sulle frequenze di ETV. Arrivederci!